E in diretta con noi c'è Valeria Caucino. Buongiorno, benvenuta su Radio MPA. Buongiorno, grazie. Diciamo ai nostri amici che ci stanno seguendo, chi è Valeria Caucino? Perché hai fatto tantissime cose che adesso sintetizzarle è un po' difficile, per cui lascio a te il piacere di presentarti, insomma. Sì, sono una cantautrice di Biella che però per tanti anni ha rifatto il repertorio folk americano, in particolare quello di John Baez, voce e chitarra. Ho iniziato da adolescente appassionandomi a questa musica, prima da autodidatta, poi ho iniziato a studiare un po' più seriamente. Poi negli anni mi sono anche appassionata alla musica dell'Irlanda, ho fatto un viaggio in Irlanda dove ho approfondito un po' questa musica, ho respirato la loro atmosfera, ho iniziato da lì poi anche a studiare l'arpa celtica e attualmente appunto ho iniziato anche a comporre qualcosa. Nell'ultimo disco alcune canzoni sono mie, alcune di amici, compositori, collaboratori, e il disco appunto, come hai anticipato, si intitola At the Break of Dawn e contiene 11 brani. L'ultimo in italiano, tutti gli altri in lingua inglese, proprio per, come dicevo prima, la musica a cui mi collego, le radici da cui ho preso ispirazione sono proprio quelle del folk americano, quindi la lingua inglese è d'obbligo perché il tipo di musica proprio cantata in italiano non renderebbe. L'ultimo brano è in italiano per chiudere l'album. È un brano che avevamo scritto apposta per un festival in cui era richiesto proprio l'italiano. Però ci sta. Ma tu come preferisci scrivere, insomma? Ti viene spontaneo scrivere in inglese le emozioni che hai e farle diventare poi delle canzoni, oppure invece riesci a scriverle in italiano, a trasferirle appunto nell'italiano, quello che senti, quello che vedi e provi? Ma tendenzialmente scrivo più in italiano e poi all'occorrenza si traduce comunque, perché ancora non è una lingua così fluida per me l'inglese, però amo molto scrivere, tant'è che da ragazza avevo anche pubblicato una raccolta di poesie, poi negli anni ne ho scritte ancora e alcune sono diventate appunto canzoni tradotte poi in inglese. In inglese. E invece noi ascolteremo proprio il singolo Over the Pain, tratto dall'album At the Break of Dawn, che è un singolo che, insomma, il dolore, come si affronta il dolore, ma soprattutto che tipo di angoscia è che racconti? Il titolo infatti va oltre il dolore, quindi lascia una finestra, lascia una speranza e parla proprio del dolore quotidiano, che non necessariamente è chissà quale grande tragedia, ma è una cosa, diciamo, subdola e cronica che tantissime persone purtroppo hanno, e con la canzone si dà un suggerimento, quello di lasciarsi un po' andare, guardarsi dentro e rallentare i ritmi della vita, ricercare se stessi, la parte più autentica, più profonda, e quindi ritrovare l'ottimismo, la positività. Ricordo che il brano è accompagnato da un videoclip dove le immagini, anche queste, aiutano e suggeriscono le stesse cose del testo, o comunque simili: grandi spazi aperti, il sole, il lago, quindi immagini bucoliche veramente sì, di positività. Ma ti è mai capitato di pensare non riuscirò a fare questa cosa adesso, indipendentemente anche dalla musica, magari anche in altre cose della vita, e quindi avere quel senso di angoscia che un po' almeno tutti nella vita, almeno una volta hanno provato, no? Quel senso di inadeguatezza o comunque di difficoltà tale da non riuscire poi, forse, comunque da temere di non poter portare avanti i propri sogni perché forse sembrano irrealizzabili. Assolutamente, l'ho provato in tanti ambiti e nel momento in cui però poi mi sono impegnata a raggiungere l'obiettivo, quello è stato uno sprone a rendermi conto che si può fare quando veramente si crede. E allora, comunque sì, bisogna sempre credere nelle cose. Ma ricordiamo qual è il sito, comunque, se hai una pagina Facebook dove le persone che ci stanno seguendo possono trovare altre informazioni su te, magari ascoltare anche altri brani dell'album o comunque conoscere quello che fai in maniera dettagliata. Il sito valeriacaucino.it, con date e concerti, tutto aggiornato, e anche la possibilità di acquisto dell'album fisico o dell'album digitale sulle piattaforme digitali. Invece la pagina Facebook, sempre digitando il mio nome, si trovano diverse pagine, e poi il canale YouTube dove ci sono anche tutte le cose che io ho fatto prima, altri album, collaborazioni con cui ho lavorato, anche molto diverse da quello che sto facendo adesso. E intanto io ringrazio Valeria Caucino per essere stata in diretta con noi e ti salutiamo proprio con il singolo Over the Pain, tratto dall'album At the Break of Dawn. Grazie a voi. Grazie a te. Grazie, un saluto a tutti.